Gli ultimi episodi che si sono registrati a Comiso impongono ampia riflessione a chi sta amministrando nuove strategie. Così il coordinamento di Comiso e Pedalino dell'UDC, con specifico riferimento al fenomeno randagismi e alla questione rifiuti. Nel primo caso si propone ancora una volta la creazione di un sistema di rete che coinvolga ed impegni tutti gli attori e gli addetti ai lavori, compresi i cittadini. Un sistema di rete che alla chiamata del cittadino per la presenza di randagi risponde in maniera pronta e decisa. Ed è stato chiesto anche di investire somme su una questione sempre più preoccupante, visti appunto gli ultimi episodi che si sono verificati in città. Per quanto riguarda invece la questione rifiuti, per l'UDC non si può affrontare il problema con progetti che durano un giorno o con slogan. I cittadini pagano infatti fior di tasse per avere una città pulita e il comune non può chiedere loro di armarsi di paletto, sacchetto e scopa. Per quanto concerne le multe, è un deterrente che si può anche condividere, dicono dall'UDC, ma che alla lunga sarà inutile e creerà anzi una sorta di sfida. Per l'UDC Casmeneo quindi le vie periferiche inoltre sono diventate ormai discariche a cielo aperto e offrono un brutto biglietto da visita ai forestieri che arrivano in città. E alla fine il cerchio si chiude, conclude il coordinamento dell'UDC, perché sono proprio i rifiuti in queste discariche a richiamare i cani, attirati proprio dall'odore. E così il randagismo spadroneggia.